e direi quasi a una geolocalizzazione, diciamo, fatta nella storia, e quindi è un bellissimo viaggio nel tempo e ci dà una percezione nuova e approfondita di quanta storia si sia sedimentata nel cuore di questa città. Quindi una guida, io dico che Napoli è una città libero, cioè nel senso che è una città che si può sfogliare, ecco, questa è una guida che sfoglia Napoli, diciamo, appunto, pagina dopo pagina si sale nella storia della città e si ha una visione unitaria di un periodo storico, di tutto quello che è accaduto e di quello che ci ha lasciato come testimonianza. Un prodotto unico, anche perché Napoli è unica, è una delle poche città al mondo che è in grado di produrre una guida diacronica che parte dall'epoca greco-romana fino ad arrivare ai giorni nostri. Non è una guida classica, ma una lettura di Napoli e delle sue trasformazioni storiche e monumentali, con 10 periodi storici e 9 percorsi tematici, dall'epoca greco-romana a quella contemporanea, perché in nessun luogo d'Italia, come a Napoli, esiste un patrimonio monumentale fatto di così tanti strati sovrapposti da leggere e da vivere. È il prodotto di una ricerca dell'Università Federico II sul tema delle città intelligenti, finanziata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Un progetto di ricerca che si chiama Orchestra e che continua a dare i suoi frutti, frutto di una collaborazione tra Università Federico II, CNR, IBM, Lauro.it ed Autostrade, in collaborazione con il Comune di Napoli. Abbiamo la fortuna di vivere in questa città che ci porta, come dire, un'eredità straordinaria, ma pochi di noi sono in grado di capire le radici di questa ricchezza. Attraverso questa guida è possibile in qualche modo vedere cosa è successo dall'epoca greco-romana fino ad oggi. L'ultima pagina è sulle stazioni dell'arte, nel senso che è una città che continua a produrre cultura e continua a produrre bellezza. Quindi rendersi conto di come ogni fase storica in questa città ha lasciato tanta bellezza e tanta ricchezza. C'è una componente molto larga, direi maggioritaria, di questo turismo che è un turismo colto, quindi ha bisogno di strumenti facili, facilmente consultabili, che possano rappresentargli la storia della città e suo svilupparsi nel tempo in modo semplice ma nello stesso tempo rigoroso.